faccio questo perché sono molto timido. No, sono timido, non posso fare quella cosa. No, sono timido, io non mi lancio. Ma perché? Molto facilmente siamo timidi. Ma che cos'è la timidezza? In realtà, pensarci bene, la timidezza è il timore del giudizio. Ma del giudizio di chi? Io credo che in questa società probabilmente molte sono le persone che hanno tantissimo da fare e che quindi non stanno proprio lì a guardare con grande attenzione cosa faccio io, perché hanno da fare il loro, no? Più che guardarlo, non stanno lì tanto a vedere il mio difetto. Effettivamente qualcuno lo fa, avete ragione, ma quello che lo fa io lo metterei da parte e me ne fregherei. Che cosa vi voglio dire? Il problema è che siamo noi a darci tutti questi giudizi. Siamo noi a pensare: non sono abbastanza brava, non sono abbastanza bella, non sono abbastanza preparata, non sono abbastanza, no, sono troppo grassa, sono troppo magra, sono troppo alta, sono troppo giovane, sono troppo vecchia. Basta, io semplicemente sono ciò che sono. E basta timidezza, facciamo così. Quando vado al potere, tolgo l'opzione. Sapete, nell'elenco delle caselline ho magari l'opzione desiderata. Io tolgo timido. Sì, lo tolgo. Non si può. Basta. Vietato essere timidi. La timidezza in realtà ci impedisce di fare una cosa importantissima, che è di fare dono di noi stessi agli altri. Chi sono gli altri? E tutti. Non c'è una persona specifica, Tutti. Perché in realtà il regalo più grande che tu puoi fare al mondo sei tu. E se tu neghi agli altri il regalo di te stesso, è sempre una carogna. Sì, sei un po' tirchio. C'è una piccola cosa che si può dire in inglese ma non si può dire in italiano, no? In inglese la parola timido si dice shy. Ecco, io aggiungerei, dopo questo shy, aggiungerei un suono n. E da shy, timido, ti consiglierei di essere shine, brillante. Ti consiglierei di imparare a brillare. A brillare perché tu sei qualcuno che può brillare. Tutte le persone hanno un animo brillante. Tutte. Tutti i bambini ce l'hanno, quindi ce l'hai anche tu che eri bambino fino a 2-3 minuti fa, magari. Impara a brillare. E questo ti porterà via dalla timidezza e dal giudizio verso te stesso. Chi se ne importa? Ho sbagliato. Vabbè. Perché gli altri non sbagliano mai. Ma gli altri non sbagliano mai perché... Non è vero. Tutti sbagliano. Tutti sbagliamo. Tutti. Tutti siamo insicuri. Tutti. E chi non mostra insicurezza è semplicemente perché ha imparato a nasconderla. Non perché non ce l'abbia. Allora, permettiti di sbagliare, permettiti di dire delle cavolate, permettiti di cadere, di non essere sempre il primo in una competizione e butta, dai un calcione alla timidezza, dai proprio un calcione e sostituisci la timidezza con la brillantezza. Io sono questa, ti piace? Bene, mi fa piacere, non ti piace?